Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego come si cura l'allergia alle punture di insetto. La cura dell'allergia alle punture di insetto dipende dalla gravità della reazione allergica. Ecco cosa puoi fare in caso di allergia alle punture di insetto. Rimuovere il pungiglione, se presente. Se vedi il pungiglione dell'insetto nella pelle, cerca di rimuoverlo delicatamente usando le unghie o un oggetto piatto, come una carta di credito. Non usare le dita per evitare di spremere ulteriormente il veleno nell'area. Lavare la zona. Dopo aver rimosso il pungiglione, pulisci delicatamente l'area della puntura con acqua e sapone per prevenire l'infezione. Applicare ghiaccio. Metti un impacco di ghiaccio o un panno freddo sulla zona della puntura per aiutare a ridurre il gonfiore e il prurito. Prendere antistaminici da banco. Se l'area diventa pruriginosa o rossa, puoi prendere antistaminici da banco, come la difenidramina, Benadryl, seguendo le istruzioni sull'etichetta. Questi farmaci possono contribuire a ridurre il prurito e l'infiammazione. Usare creme o lozioni antipruriginose. Puoi applicare creme o lozioni antipruriginose contenenti idrocortisone sulla zona della puntura per alleviare il prurito e l'infiammazione. Evitare di grattare. Anche se il prurito è fastidioso, evita di grattare la zona, poiché ciò potrebbe peggiorare l'irritazione e aumentare il rischio di infezione. Monitorare i sintomi. Presta attenzione ai sintomi e osserva se iniziano a peggiorare o se compaiono segni di reazione allergica grave. Se, invece, la reazione allergica è grave o se compaiono sintomi come gonfiore del viso, difficoltà respiratorie, palpitazioni cardiache, confusione o svenimento, è fondamentale cercare immediatamente assistenza medica. Questi possono essere segni di uno shock anafilattico, che è una reazione allergica potenzialmente letale. In caso di shock anafilattico, è necessario l'uso dell'epinefrina, adrenalina, tramite autoiniettore, se disponibile, seguito da cure mediche immediate in un pronto soccorso. Se hai avuto una reazione allergica grave a una puntura di insetto in passato o sei a rischio di reazioni gravi, il tuo medico potrebbe prescriverti un autoiniettore di epinefrina da portare con te in caso di emergenza e ti consiglierà sulle misure da prendere. Infine, se sei a rischio di reazioni allergiche gravi alle punture di insetto, potresti essere candidato alla desensibilizzazione allergenica, un trattamento in cui viene somministrata gradualmente una piccola quantità di veleno di insetto per aiutare il corpo a sviluppare una tolleranza. Questo trattamento dovrebbe essere somministrato solo da un allergologo esperto. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.